La paura dello sporco è una tipologia di paura molto diffusa. Il Covid ha esaltato ancora di più questa paura. La tendenza che abbiamo nel lavarci le mani, che è preventiva di fronte al virus, per molte persone ha determinato un peggioramento di questa patologia. Ma vediamola meglio. La paura dello sporco consiste in una paura che parte proprio dal pensiero di poter essere contaminati e che si estende non solo al nostro corpo, al lavaggio delle mani, un rituale molto conosciuto e molto diffuso, ma anche alla pulizia degli spazi nei quali viviamo. Molti dei miei pazienti non solo lavano ripetutamente le mani di fronte a una sensazione di avere le mani sporche, ma anche gli spazi della loro casa e della loro macchina, del loro ufficio, perché hanno questa paura di poter essere contaminati. Spesso questo tipo di preoccupazione è una sensazione che si vive e che però attraverso il lavaggio e la pulizia va poi a essere ridotta. Il problema quindi non è tanto il lavarsi le mani, non è tanto il pulire gli spazi, quanto il dover ripetere in maniera ossessiva, in maniera compulsiva questo tipo di comportamento. Attraverso la terapia breve strategica, all'interno dei miei percorsi, aiuto le persone a trovare un'alternativa, a cercare di lavorare in modo tale che il pensiero possa essere meno presente, meno ossessivo, meno rimuginazioni e contemporaneamente anche di far vivere delle realtà differenti da quella appunto di dover necessariamente sempre e comunque svolgere un rituale per potersi sentire bene, potersi sentire puliti. Se vuoi maggiori informazioni puoi seguire il mio blog www.guidodacutipsicologo.it/blog oppure mi puoi anche mandare un messaggio al 340 41 90 915. Grazie.